Il barocco deriva dal termine portoghese barroco. Possiamo avere tre correnti. La prima, dal 1620 al 1650, è quella più creativa e originale ed è la fase durante la quale troviamo Bernini, Lanfranco, Piero da Cortona, Pietro Berrettini, che è allievo dei Carracci, oltre a Nicola Possen, influenzato dall'opera Lunetti Aldobrandini dei Carracci, con lo sviluppo della pittura di paesaggio, e un'altra figura di rilievo, Artemisia Gentileschi, con la Giuditta che decapita Oloferne. Il secondo periodo va invece dal 1650 al 1700, è la fase in cui vengono rielaborati, esagerandone i caratteri dell'epoca precedente, ed è la fase del tardo barocco. L'ultima, dal 1700 al 1750, è il rococò, in cui assume dei criteri più francesizzanti.